La grande invocazione. Dal punto di luce, nella mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini. Scenda luce sulla terra. Dal punto d'amore nel cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro, che viene detto il genere umano, si svolga il piano d'amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore, potere ristabiliscano il piano sulla terra. Miei carissimi amici. È con grande piacere, gioia e amore immenso che vi porto il più grande aggiornamento degli ultimi periodi. Il tempo è ora per tutti, coloro che sono pronti, per tornare all'amore. Voi, miei amati operatori di luce, avete pazientemente aspettato questo momento per molto tempo. Perché un evento magnifico e miracoloso come questo può accadere solo con la perfetta tempistica divina. Noi, la Compagnia del Cielo, dobbiamo aspettare che la frequenza di luce sul pianeta Terra sia abbastanza alta da catalizzare e innescare l'evento e finché tutti, chi, ad un livello superiore, ha deciso di ascendere, siano sufficientemente pronti. Abbiamo lavorato tutti sodo per questo imponente progetto per migliaia di anni terrestri, nel corso di quelli che vi sembrano eoni nel vostro concetto lineare del tempo. La quantità di esseri della luce altamente evoluti che partecipano a questa grande avventura è in numero di trilioni, situati su entrambi i lati dei regni, fisico e non fisico. E voi siete tra loro. La vostra dedizione, il duro lavoro, il coraggio, la perseveranza, le immense vittorie sulle sfide apparentemente impossibili da superare e tutte le esperienze che avete vissuto nella vite passate e in quella attuale, vi hanno portato a questo punto. Vi hanno resi pronti. E ora è tempo per tutti voi di raccogliere i frutti. Questo messaggio è finalizzato a darvi una chiara, facile lettura e una comprensione approfondita del prossimo grande evento. Cominciamo con la seguente domanda: cos'è questo grande evento? Potreste aver sentito di sfuggita dell'evento menzionato in altri messaggi, blog o libri. E per alcuni di voi questa potrebbe essere la prima volta che incontrate questa informazione. In poche parole, l'evento è una singolare, cosmica, completamente visibile, esplosione su scala planetaria, di luce divina e amore sulla Terra. Queste potenti ondate di luce divina e amore verranno direttamente da Dio sorgente, incanalate attraverso il grande Sole centrale. Passeranno attraverso la vostra galassia e i sistemi planetari, per arrivare e circondare tutta la Terra in un unico momento raggiungendo tutti gli esseri viventi del pianeta nello stesso tempo. Gaia e tutti i suoi abitanti saranno in grado di vedere e sentire l'evento, ed in seguito, non una singola persona rimarrà indenne. Che cosa potrà succedere durante l'evento? Durante l'evento, tutte le anime incarnate sentiranno sorgere un'ondata potente e innegabile dei seguenti sentimenti tutti mescolati insieme: amore incondizionato, beatitudine divina, accettazione completa di chi sono, divina grazia benedizioni, e forte sensazione di essere finalmente di nuovo a casa. Durante questa potente ondata di energia, alcuni di voi saranno in grado di assistere all'apparizione di un maestro asceso, leader, fondatori delle religioni, fedi in cui credono o con i quali hanno una stretta connessione spirituale. Ad esempio,
Se siete un cristiano, potreste avere una visione del Signore Gesù e sarete in grado di parlargli personalmente. Se siete un buddista, potreste avere una visione di Siddhartha Gautama, il Buddha, ed essere in grado di avere una conversazione privata con lui. Sarete immediatamente in grado di riconoscere chi sono dalle potenti vibrazioni di luce e amore che emanano e dalla vostra connessione eterna con le anime di questi esseri di luce potenti ed altamente evoluti. Anche dopo aver letto quanto scritto sopra, sarà difficile per la maggior parte di voi immaginare come potrete sentire l'evento, perché non avete ancora avuto un'esperienza di vita precedente come punto di partenza per confrontarlo, da questa vita. Tuttavia, alcuni di voi che stanno leggendo questo messaggio hanno sperimentato qualcosa di simile all'evento, durante la meditazione risveglio spirituale, ma in una scala molto più piccola. Se fate parte di quest'ultimo gruppo, ricordate che qualunque cosa abbiate precedentemente provato in passato, proverete di nuovo tutte le sensazioni esposte prima, ma ingrandite più di 1000 volte, durante il prossimo evento. Ciò che accadrà a tutti dopo l'evento, tuttavia, è dove diventa un po' più difficile da spiegare. Ognuno di voi percepirà ed elaborerà l'evento in modo diverso, a seconda del tipo di gruppo di anime a cui appartenete tra i 4 diversi gruppi di anime descritte più avanti. Gruppo 1, sarà costituito da anime risvegliate, i nostri operatori di luce, tutti voi che state leggendo questo scritto. Conoscerete e comprenderete l'evento come ciò che è veramente. È il grande catalizzatore che simultaneamente segnerà l'inizio di nuova Gaia Terra Utopia e segnerà la fine dei tempi, la fine della vita come la conoscevate in precedenza, nella Terra 3D. Siete stati risvegliati prima della maggior parte dell'umanità per una ragione molto importante, vi è stato affidato l'incarico di essere le guide, di indicare la via e di essere i leader della vita nella 5D. Tutti siete stati allenati e preparati per un tempo molto lungo per questo momento, e ora siete completamente pronti a prendere l'investitura della leadership e ad essere gli insegnanti mentori formatori che siete venuti qui per essere. Il progetto della vostra vita, i prossimi passi che dovrete seguire, il ruolo che assumerete dopo questo grande evento, vi sarà rivelato con maggiore profondità e chiarezza dai vostri sé superiori e dal vostro team spirituale. Molti di voi hanno risposto alla chiamata e hanno iniziato o sono già posizionati ormai in questi ruoli di lavoro di luce, in vari modi, condizioni o forme. Sarete il leader dello stile di vita di 5D ed avrete una guida costante ed un'assistenza diretta dai vostri fratelli e sorelle galattici provenienti da molte civiltà evolute ed avanzate. Apprezzerete le lezioni che questi galattici vi forniranno per aiutare la guarigione planetaria di Gaia e la formazione di nuova Terra. Molte nuove strutture di 5D sono ora pronte per essere messe in atto, i vostri poteri spirituali saranno pienamente risvegliati e inizieranno a svilupparsi ad un ritmo più veloce. Imparerete come gestire i vostri pensieri, poiché l'umanità sarà presto una razza di esseri che, prevalentemente, comunicherà tramite la telepatia. Avere il controllo dei vostri pensieri è il primo passo verso la maestria dell'arte della creazione e della manifestazione. I vostri fratelli e sorelle galattici vi aiuteranno molto anche in questo. E quando le vostre lezioni con loro saranno complete, allora uscirete nel mondo per condividere questa conoscenza con gli altri in modo che tutti gli umani sul pianeta Terra un giorno possano diventare l'incarnazione vivente dei loro sé superiori. Tutti diventeranno potenti creatori e manifestatori. La Terra diventerà un pianeta che consisterà solo di esseri amorevoli che incarneranno veramente unione ed unità, di esseri magistrali che saranno ascesi alla 5D. Gruppo 2, sarà costituito da anime non risvegliate, che, ad un livello più alto, hanno deciso di ascendere in questa vita. L'evento innescherà in loro uno shock tremendo, confusione, e le indurrà ad iniziare una ricerca per capire meglio cosa è successo esattamente. L'evento potrà essere paragonato alla chiamata al risveglio più sonora che abbiano mai sentito in tutta la loro vita, una chiamata che non potrà più essere ignorata. Cominceranno, con un senso di profonda urgenza che solo loro possono percepire, a cercare ad attrarre nella loro vita, la vostra guida, miei amati amici operatori di luce. Troveranno intuitivamente il mentore perfetto per loro,
colui che possiederà la conoscenza superiore necessaria per aiutarli ad andare avanti nel loro grande sentiero di luce. Lo sviluppo spirituale diventerà il loro obiettivo principale nella vita. E con il tempo, quando cresceranno e saranno più spiritualmente maturi, anche queste anime arriveranno ad un pieno ricordo dei loro veri sé superiori, e cercheranno di incarnare l'amore divino nelle loro vite quotidiane. Gruppo 3, sarà costituito da anime non risvegliate, che, ad un livello più alto, hanno deciso di non ascendere in questa vita. Sentiranno comunque l'intensità del grande evento e sperimenteranno anche tutte le sensazioni che ne deriveranno. Tuttavia, dopo che sarà finito, torneranno lentamente alla vita nel paradigma della 3D. Anche se dovessero trovare notizie reali e autentiche sull'evento e su ciò che significherà, la loro reazione interiore sarà forte: dubbi, incredulità e negazione. L'evento è la più grande chiamata al risveglio per tutte le anime incarnate sul pianeta Terra che stanno ancora dormendo. Questo gruppo di anime però sta dormendo troppo profondamente e ha deciso, ad un livello più alto, di non svegliarsi in questa vita. Quindi l'evento non innescherà alcun interesse per tutte le cose spirituali, poiché non sono nella fase in cui lo sviluppo spirituale diventa una priorità. In altre parole, non sono pronte mentalmente, fisicamente, emotivamente e spiritualmente per ascendere proprio ora, in questa vita attuale. Gruppo 4, sarà costituito da anime non risvegliate, che, ad un livello superiore, hanno deciso di interpretare i ruoli degli oscuri in questa vita. Ci sono due tipi di oscuri in questo particolare gruppo di anime. Uno che è a conoscenza di ciò che sta accadendo sulla Terra in questo momento, e un altro che è completamente al buio e non ha idea non sicura dell'evento e di cosa significhi. Coloro che sono nel sapere, che finora hanno cercato attivamente e deliberatamente di impedire e fermare il progresso spirituale dell'umanità, giungeranno all'improvviso a comprendere che il loro tempo è giunto alla fine completa. Sapranno che tutto è perduto per il loro scopo oscuro per la loro causa. Dal momento che l'umanità non avrà più alcun interesse a vivere nel tipo di coscienza di 3D a bassa vibrazione, in cui questi oscuri prosperano. Tutte le anime del gruppo 4 potranno affrontare solo due possibili percorsi da intraprendere dopo il grande evento. Percorso A, è il percorso di un possibile ritorno alla luce e all'amore dei loro sé superiori. Questa è la via che offre una finale, ultima possibilità, affinché queste anime abbraccino la luce e ritornino alle loro origini divine in questa vita attuale. Per le anime che scelgono questo, sarà necessario un grande coraggio per percorrere la strada. Tutti dovranno venire puliti da tutti gli errori che hanno fatto nella loro vita attuale, cioè tutte le cose dannose per il pianeta e o dannose per le persone, i gruppi, le società, i cittadini dei loro paesi. Tutto verrà svelato comunque, in un modo o nell'altro. Niente potrà rimanere nascosto in Nuova Gaia. Ogni essere umano sul pianeta un giorno scoprirà tutti i torti che gli sono stati fatti da questo gruppo di anime il cui scopo precedente era avere potere sugli altri e soddisfare la loro avidità. Ogni azione dannosa a cui hanno preso parte, direttamente o indirettamente, verrà sottoposta ad un attento esame. I leader spirituali delle anime del gruppo 1, in tutto il mondo, saranno selezionati per farsi avanti e rappresentare l'umanità per decidere cosa fare con tutte le anime del gruppo 4 che hanno deciso di percorrere il sentiero. Se verrete scelti per essere uno di questi leader spirituali, sarete chiamati ad essere la voce della ragione, la voce dell'amore. Sarete chiamati ad essere l'ancora del modo di essere di 5D, la via dell'amore incondizionato. Sarete la voce della calma, la voce della pace. Parlerete e vi troverete di fronte a molti cittadini della Terra e li convincerete a scegliere la via dell'amore incondizionato, la via del perdono e la via di lasciare andare il passato. Questi leader dovranno prima valutare le vere intenzioni di tutti coloro che appartengono al gruppo 4. Deve esserci un vero rimorso, una genuina intenzione di ravvedersi e una volontà di sottomettersi alle decisioni, non solo dei leader spirituali selezionati, ma anche del gruppo di persone che esse avevano danneggiato in passato. I leader avranno la capacità di scoprire tutti gli inganni e le bugie che potrebbero essere messe in campo da alcune di queste anime.
un deliberato tentativo di ingannare e mentire fallirà definitivamente, nel caso in cui la vera intenzione di alcune di queste anime sia di sfuggire, in un modo o nell'altro, alle conseguenze che saranno costrette ad affrontare. Solo coloro che avranno la più genuina intenzione di fare ammenda, riconciliarsi, pagare per i propri errori, e adottare un modo di vivere di 5D nello spirito di amore, unità, pace e abbondanza per tutti, alla fine saranno perdonati, abbracciati e continuamente guidati in modo che possano ancora una volta percorrere il sentiero del vivere in unità con la luce. Dopo aver passato la valutazione di cui sopra, se, quando si dovesse scoprire che alcune anime sono così perse nell'oscurità da non poter fare altro per riportarle sul sentiero della luce, cioè saranno probabilmente del gruppo 4, le anime che sono nel sapere, allora il percorso B sarà l'unica opzione che queste anime potranno intraprendere. Nessun altro percorso sarà permesso. Percorso B, e dove queste anime dovranno essere restituite o fuse nella luce della sorgente, nell'abbraccio amorevole di Dio nel regno dello spirito, per poi rinascere e rincarnarsi su un pianeta diverso di 3D che supporti ancora la coscienza della dualità, della paura, della mancanza e della separazione. Il loro ritorno alla luce della sorgente avverrà in modo amorevole e rispettoso. A queste anime sarà permesso di continuare ad impegnarsi a vivere in un pianeta a bassa vibrazione e di giocare i ruoli degli oscuri finché non saranno pronti a riunirsi con la luce e l'amore dei loro sé superiori. C'è un punto importante da ricordare qui: Dio aveva dato ad ogni anima il libero arbitrio di fare qualunque cosa desiderasse con la vita che lui le gli aveva dato. Non c'è giudizio. Nessuna condanna. Ogni singola anima, che attualmente appartiene al gruppo 4, ha deciso, pre-nascita, a livello del sé superiore, se seguire il percorso A ed ascendere ora in questa vita, o seguire il percorso B ed ascendere più tardi, nelle loro vite future altrove, quando saranno pronte. Il vostro lavoro, miei amati operatori della luce che state leggendo, sarà di guidare e vivere con l'esempio. Dovrete essere fra i primi a farvi avanti e mostrare la vostra volontà di abbracciare, perdonare e lasciare andare tutte le cose sbagliate che queste anime, del gruppo 4 percorso A, avevano fatto prima del grande risveglio, prima del grande evento. Ora, ecco la grande domanda che sono sicuro, chiunque sta leggendo questo messaggio, sta facendo dentro di sé. Quando si suppone che accada questo grande evento? Ci sono state molte risposte diverse. Alcuni canali hanno recentemente riferito che succederà presto questo mese, verso la fine di marzo 2018. Alcuni hanno scritto che succederà prima della fine di quest'anno. Altri hanno previsto che si verificherà molto più tardi, forse dai 3 ai 10 anni da ora. Quale di queste risposte sarà quella giusta? Predire il futuro è un affare rischioso. Questo è il motivo per cui quando andate a visitare due diversi sensitivi in due momenti diversi, ad esempio, una visita nei vostri primi anni 20 e un'altra nei primi anni 30, c'è una grande possibilità che questi sensitivi vi diano due risposte molto diverse alla stessa domanda che avete fatto. Col numero infinito di potenzialità delle future realtà che vi aspettavano, cioè delle vostre probabili linee temporali, questi sensitivi avrebbero potuto fornirvi solo previsioni basate sulle vostre vibrazioni e intenzioni che avevate al momento della vostra visita. Ogni singola persona che avete incontrato nella vita, che ha avuto un ruolo nella vostra vita, o chi, nella linea temporale futura, avrà un ruolo nella vostra vita, avrà il potere di cambiare il vostro probabile futuro. È davvero roba da biforcazione per tutti coloro che giocheranno un ruolo potenzialmente significativo nella vostra vita. Nel caso della tempistica di questo grande evento, tuttavia, i rischi di una cattiva predizione sono ingranditi di un milione di volte. Esistono molti fattori micro e macro, provenienti dal collettivo umano, che possono influenzare lo spazio e il tempo per produrre una tempistica diversa da quella originariamente predetta, stimata, prevista. Detto questo, ecco che arriva la nostra risposta definitiva alla vostra grande domanda. Con la presunzione che tutte le cose e tutte le questioni continuino a svilupparsi alla loro attuale velocità di cambiamento, c'è una possibilità del 56% che il grande evento si verifichi probabilmente entro i prossimi 3-6 mesi da oggi.
Questa risposta è basata sugli attuali dati della luce e sul livello di vibrazione planetaria della Terra. Si prega di non rimanere delusi se arriva leggermente più tardi rispetto alla previsione di cui sopra. C'è anche il 30% di probabilità che si verifichi prima dell'intervallo di tempo sopra indicato. La cosa più importante da tenere a mente, indipendentemente da quando avverrà il grande evento, è che questo evento spirituale cosmico, magnifico e miracoloso, è inevitabile. Succederà sicuramente. La luce è già vittoriosa. Assolutamente nulla può impedire che nuova Terra si manifesti nella vostra realtà fisica proprio qui, proprio ora. Presto sarà il momento per voi di unirvi ai festeggiamenti estremamente vivaci che stanno già accadendo in Paradiso, nei regni delle dimensioni superiori. Saluti e grande gioia stanno risuonando in tutte le galassie di questo universo. L'intera comunità galattica, tutti i vostri fratelli e sorelle di luce, delle vostre vite passate, future nelle dimensioni superiori, in diverse razze barra civiltà, sono pronti ad abbracciare ed accogliere tutta l'umanità, nello spirito di unione e unità con tutto ciò che è. Questi che state vivendo sono davvero grandi tempi. Per favore, riconoscete profondamente l'onore che vi è stato dato di essere fisicamente incarnati sul pianeta Terra mentre questo grande cambiamento sta accadendo. Diamo il nostro profondo, sentito ringraziamento in amorevole gratitudine a Padre, Madre Dio, Sorgente, Primo Creatore per questo grande dono d'amore, e alla Madre Terra, Gaia, per il suo profondo, duraturo amore e per i sacrifici che ha fatto per tutta l'umanità durante gli eoni di tempo. Non c'è davvero più nulla di extra da fare per voi da questo momento in poi, miei amati operatori di luce. Continuate a far brillare la vostra luce e vivete ogni giorno dedicandovi pienamente al vostro magnifico grande sentiero di luce e ad un modo di vivere ad alta vibrazione. Per favore, continuate a camminare ogni giorno operando come se foste l'incarnazione del vostro sé superiore e agendo come se nuova Terra fosse già qui. Entrambi i fatti, nel grande momento dell'adesso, sono assolutamente veri e non una falsa credenza. Tutti noi qui nella dimensione superiore ci inchiniamo a tutti voi con grande rispetto, amore, gratitudine e molta ammirazione per la vostra continua partecipazione, il vostro coraggio, la vostra audacia, e il duro lavoro nel creare e manifestare fisicamente la nuova Terra. Continueremo ad essere i vostri partner di lavoro amorevoli e di sostegno in questo grande progetto dell'ascensione. Fino al suo completamento, fino alla fine. Sto camminando con voi, ad ogni passo della via. Chiedete aiuto quando ne avete bisogno. Siamo tutti pronti ad assistere. Non siete mai soli. Invio molto amore e illumino la vostra strada. Siete sulla cuspide di grandi rivelazioni che stupiranno ed allarmeranno l'umanità, poiché la portata della corruzione e dell'inganno negli affari umani, praticati per eoni da coloro che vi avrebbero dovuto governare e controllare, viene portata alla luce da alcuni investigatori molto coraggiosi e della massima integrità. Parte del gioco della separazione è stata la motivazione di coloro con un'intelligenza elevata che si sono posizionati come leader e controllori perché si consideravano superiori agli altri e, pertanto, meritavano totalmente potere e privilegio. Vedevano le masse come strumenti da utilizzare per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Sono apparsi come imperatori, re, dittatori, capi tribali, persone importanti che hanno giustamente ereditato le loro posizioni a causa delle loro linee di sangue reali, e hanno fatto di tutto per evitare che quelle linee di sangue diventassero contaminate. Sono sempre stati molto riservati e si sono sbarazzati di chiunque non si sottomettesse ai loro modi autoritari, compresi i membri delle loro stesse famiglie. La loro brama di potere è sempre stata insaziabile. Ora i loro segreti e le loro attività criminali devono essere svelati, infatti sono già stati rivelati. Molti hanno sospettato coloro che si trovavano in posti alti, di attività nefaste che sono in corso da molto tempo, ma fino ad ora non c'era stato modo di esporre queste attività o le ambizioni di queste persone intensamente egoiste e chiamarle per renderne conto. Enormi cambiamenti sono nell'aria e parecchi si sorprenderanno quando si conosceranno i nomi di questi bravi ragazzi. Niente, nel mondo illusorio, è come sembra.
La realtà è amore e non c'è nient'altro che amore. Nel mondo irreale, il mondo della forma, in cui la vita senziente viene sperimentata come essere fisico, le forme materiali sembrano essere separate, individuali, disconnesse l'una dall'altra. Questo mondo irreale, il mondo dell'illusione, è stato costruito con l'intento esplicito di sperimentare la separazione, l'individualità, la solitudine, ed è stato fatto estremamente bene. Sebbene la scienza moderna abbia ora dimostrato molto chiaramente che esiste solo un vasto e infinito campo di energia all'interno del quale tutto è collegato e che pertanto la separazione è fisicamente impossibile, tuttavia, il modo in cui l'umanità sperimenta se stessa e la vita nella forma rimane un'esperienza di separazione, completamente separata fisicamente da tutti gli altri. Questa è stata l'esperienza dell'umanità da quando l'illusione è stata costruita proprio per questo scopo, e poiché questa convinzione è così profondamente radicata nel collettivo umano, è molto difficile da dissolvere. Sebbene rimanga, per un po' di tempo, una convinzione apparentemente totalmente valida, quelli con intense personalità egoistiche continueranno a comportarsi come hanno fatto per eoni, vale a dire prendendosi cura di se stessi e ignorando i diritti e i bisogni degli altri. Ma l'umanità si sta svegliando. Di conseguenza, la stragrande maggioranza degli umani ha visto, o ora sta cominciando a vedere, la follia di tentare di vivere una vita separata in cui ognuno si occupa solo di se stesso. La vostra storia di infiniti conflitti e il conseguente dolore con la sofferenza di così tante persone dimostrano chiaramente i risultati di questa convinzione e dei comportamenti che ne conseguono. L'umanità è pronta per il cambiamento, per il risveglio. La decisione collettiva di risvegliarsi è stata presa e il vostro risveglio sta accadendo proprio ora. Di conseguenza, gran parte di ciò che è stato nascosto viene portato alla luce e, poiché fino a poco tempo fa le persone si fidavano del sistema che le utilizzava e le abusava continuamente, ciò che verrà rivelato sarà immensamente scioccante e inquietante per molti. Ci sarà persino un forte senso di incredulità sul fatto che queste insane attività criminali e inganni siano state in corso per così tanto tempo, e le persone chiederanno a coloro con cui si associano regolarmente: può veramente essere vero? Sicuramente avremmo saputo qualcosa di questo. I nostri governi e i loro agenti sono davvero così completamente e criminalmente corrotti? E la risposta sta diventando abbastanza evidente, ed è decisamente affermativa. Svegliarsi e prendere coscienza dell'unità, sapere che tutti siamo uno e in ciò sorgono la conoscenza della pace e della gioia. Svegliarsi e aprire completamente i vostri cuori all'amore. Ciò significa che tutto ciò che non è in perfetto allineamento con l'amore, tutto ciò che è irreale, giudizio, amarezza, odio, risentimento, eccetera, deve essere dissolto nel nulla dal quale sembra essere nato. Nulla può sorgere dal nulla, quindi è il caso di riconoscere certi pensieri e credenze non amorevoli e lasciarli andare, permettendo così all'amore di riempire completamente i vostri cuori. Lo potete fare proprio ritirando il vostro potere, la focalizzazione della vostra attenzione da loro, e così se ne andranno, perché è una vostra scelta focalizzare la vostra attenzione su di loro che li rende apparentemente reali, e solo nelle vostre menti. La difficoltà è che potete vederlo molto chiaramente negli altri, ma i vostri ego fanno un ottimo lavoro nascondendoli a voi stessi. Potreste paragonarlo a riconsiderare la casa in cui avete risieduto per molto tempo e liberare gli enormi accumuli di roba, di disordine di cui non avete più bisogno e deliziarvi nel grande spazio aperto che sarà quindi disponibile e in cui potrete espandervi ed essere pienamente voi stessi. Non è necessario cercare e consegnare alla giustizia coloro che si sono comportati male, perché farlo significa impegnarsi nel giudizio, riducendo così lo spazio disponibile nei cuori per la pace, la gioia e l'amore. Anche coloro che si sono comportati male si stanno risvegliando e la maggioranza di essi diventerà consapevole, sarà scioccata e inorridita da ciò che scoprirà dentro di sé, le cose che sorgeranno alla loro consapevolezza, cose che sono state negate o ignorate per molto tempo, e cercheranno assistenza per rilasciarle.
Molti di voi hanno scelto di incarnarsi a questo punto dell'evoluzione spirituale dell'umanità per offrire questo tipo di assistenza eccezionalmente amorevole a coloro che diventeranno consapevoli e inorriditi dai comportamenti personali in cui erano coinvolti. Ricordate, tutti, senza eccezioni, sono gli amati figli di Dio, e tutti sono i figli prodighi che tornano a casa per le più magnifiche celebrazioni. Non esiste un giudizio divino, c'è solo un giudizio di sé, e la divina volontà è che ognuno cessi ed esista da quel comportamento, perdoni se stesso, perdoni tutti gli altri e si svegli veramente nella piena consapevolezza della propria stessa divinità. Dio crea solo come simili a se stesso, e lo fa sempre con infinita perfezione. Mentre i vostri ultimi momenti di non risvegliati scorrono, per favore celebrate nella consapevolezza che tutto va bene, che tutto si sta svolgendo perfettamente proprio come Padre e Madre Dio ha sempre inteso. Il vostro amorevole fratello, Gesù. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura, Cristo sa cosa è dentro l'uomo. Solo Lui lo sa. Oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro, nel profondo del suo animo, del suo cuore. Così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra. È invaso dal dubbio, che si tramuta in disperazione. Permettete quindi, vi prego, vi imploro con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Solo Lui ha parole di vita, sì, di vita eterna.